un fresco neo ultra eletto e una pluri. Così non ci copriamo. Marta. Siamo qua per dirvi grazie. Grazie a Giuliano, grazie a tutti voi, grazie a Milano che si è ripresa il suo ruolo nazionale, una città, la città democratica antifascista, la città dello sviluppo, la città nel quale deve riprendere vita il nostro paese. Siamo stati molto soli in questi anni, ben arrivati. Non lasciateci soli. Ma soprattutto adesso non lasciate solo il vostro sindaco, mi raccomando, uniti, uniti per il centro-sinistra, ma per la città e per il paese che può, che deve cambiare, a cominciare da Milano. Grazie. Grazie, la parola che questa sera credo da tutta Italia sale verso di voi è grazie Milano, ci avete dato un regalo straordinario, una vittoria bellissima di Giuliano, del centro-sinistra, della Milano democratica, della coscienza civica di questo paese. E anche se Berlusconi tenterà di dire che nulla è cambiato, da domani nulla sarà più come prima. Da domani c'è in campo un'Italia nuova che vuole cambiare, che vuole respirare, che vuole immaginare, che vuole costruire un futuro, che ha fiducia in sé e che guarda la vita con quella speranza che il centrodestra non ci aveva più dato e ci aveva tolto. E credo che si debba essere questa sera grati in particolare a Giuliano, che è stato straordinario e ha raccolto intorno a sé un consenso incredibile della coscienza democratica e civica di questa città. E non è questa vittoria di Milano, guardate, è straordinaria perché in realtà Milano guida una riscossa nazionale. Torino, Bologna, Milano, Napoli, Trieste, Novara e tantissime altre città, Arcore compresa, che segna la riscossa di una coscienza civica e democratica forte che adesso può guardare al domani dell'Italia con forza e può candidarsi a guidare questo paese per aprire finalmente all'Italia una prospettiva diversa, che sia capace di restituire speranza, opportunità e fiducia nel futuro. Grazie a tutti voi, grazie ancora.